Salve a tutti e grazie per essere qui con noi stasera. Purtroppo il tempo non è dei migliori e copiose precipitazioni si sono riversate sul campo di gioco ben prima dell'orario di apertura dei tornelli. Abbiamo letto un po' di preoccupazione sui volti della terna arbitrale durante il controllo del manto erboso. È comprensibile. Il terreno è scivoloso a causa della pioggia e stasera non li attende certo un compito facile. Che spettacolo incredibile qui all'Estadio Dragão, uno degli stadi più importanti del Portogallo. Prende forma il modulo scelto dall'allenatore che schiererà i suoi uomini con un classico 4-4-2. L'organizzazione difensiva è la base di partenza per esaltare al meglio le caratteristiche di squadra. È proprio quello che dovrebbero garantire i quattro là dietro, ma non solo loro. Si tratta del modulo forse più usato al giorno d'oggi. E per essere realmente efficace, tra un reparto e un altro non deve esserci troppa distanza. Partiti. Lorenzo Insigne. Milik. Lorenzo Insigne ha la possibilità di andare verso la porta. Hamsik aveva tanti compagni all'interno dell'area di rigore che potevano sfruttare il suo cross, non è stato preciso. Callejón riceve un bel pallone. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Usai. E ora deve concludere. Prova. Attenzione al tiro. Se la sono cavata per un soffio. Quagliarella. Jacopo Sala non può sbagliare. Saponara, bel pallone, riceve in ottima posizione. Quagliarella, di forza. La Sampdoria sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo li pressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile, con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari. Cerca lo spocchio al tiro e colpisce il palo. Lorenzo Insigne, e c'è il gol del Napoli. E arriva così il gol del vantaggio. Gol di grande opportunismo, sfruttando il flipper che si era creato. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. Si riparte dall'1-0. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Saponara. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Prova il filtrante. Jacopo Sala scatta verso il pallone. Usai spazza via senza pensarci due volte. Verso il centro, libera tempestivamente.
Edgar Barreto, riconquista la palla. De Frel, Saponara, Quagliarella preferisce il retropassaggio. Usai, Hamsik, un solo gol a referto fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Mario Rui la gioca in profondità. Bella serie di passaggi, riesce a mettere fuori. Cercano un'azione veloce, riceve un pallone interessante, vuole la profondità, la butta via e fa respirare la difesa. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Grandissimo, ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Non poteva fare molto altro. L'avversario ha avuto la meglio. Traversone, basso, palla intercettata. Barreto. Cerca un compagno. Prova il tiro! E l'arbitro, con l'assistenza delle guardaline, dice che c'è stato offside. Giocatore colto in posizione irregolare. Credevo fosse in posizione regolare, ma il guardaline ha alzato la bandierina. Pallone lungo, in verticale. Anzi, cerca spazio. C'è un bel pallone. Milik la mette in rete. Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Il Napoli, primo tempo che si conclude dunque qui. 45 minuti già in archivio, il punto di Luca Marchegiani. Si trovano in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo ci sarà ben poco. E iniziano i secondi 45 minuti. Nessun cambio per le due compagini nell'intervallo, a quanto pare. Decide di sfruttare la fascia. Ekdal prova la giocata nello spazio. Quagliarella! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Niente di fatto, però non mollano. Sanno anche loro che l'unico modo per riaprire la gara è provare a tirare in porta. Prova a verticalizzare, opta per il lancio lungo, da lì può segnare, c'è il tiro e il pallone finisce in rete. Atteggiamento positivo in questo secondo tempo, subito gol. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire, un contropiede portato in maniera perfetta.
Si ricomincia con un solo gol di scarto. Il secondo tempo è appena cominciato e ora gli basta un solo gol per tornare in corsa. Milik la gioca a sinistra. Lorenzo Insigne. Mario Rui sul pallone. Vuole la profondità. Milik intercetta il passaggio, pericolo. Saponara allarga il gioco a destra. Quagliarella cerca un compagno, prova il filtrante, cerca il numero. Sala allontana il pericolo, palla riconquistata immediatamente. Ekdal la gioca sulla destra, cerca spazio, tocco preciso. Qui marcatura asfissiante. Chiude il triangolo, tenta la è un grande riflesso qui. Ottimo disimpegno, fondamentale. L'appoggio sulla fascia. Minetti. Prova con la palla lunga. E trova bene il compagno. Sulla destra. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Palla allontanata senza troppi complimenti. Saponara prova la giocata nello spazio. Usai con l'intercetto. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Cerca un compagno. E sarà rimessa con le mani. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Mario Rui sul pallone. Zielinski prova Kajekon, eccolo qui. La difesa adesso va al tiro, insatta le spalle del portiere. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Questo è un clamoroso errore di marcatura. Non si può lasciare libero un avversario di fronte alla porta e sperare che non faccia gol. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Il divario tra le squadre si allarga a due reti. Lungo passaggio in avanti. Allontana la palla. Qui può partire il contropiede. La mette in avanti. Callejon. È davvero una bella serie di passaggi questa. Usai. Prova la giocata di Fino. Cerca lo spunto. Edgar Barreto. Ekdal prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ultimi 5 minuti da giocare, più eventuale recupero. Milik. E passa. Dentro il pallone, teso.
ci mette una pezza. Ekdal, c'è la palla lunga in avanti, possibilità per Quagliarella. De Frel, Kovnaski riceve il passaggio. Kovnaski, tiro di Kovnaski. Zielinski, ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro, ed escono meritatamente vittoriosi dopo una grande partita. Hanno dimostrato personalità, impegno e sicurezza oggi. Che impressione ti ha lasciato la partita di oggi, Luca? Il Napoli ha messo in